Nel fondo dobbiamo della Medesima Cattedrale, invece la Cappella del Santissimo Rosario, compagnia fondata intorno al 1628, che nel 1636 ebbe anche l'onore di una pala d'altare di un anonimo che fra poco passeremo in rassegna. L'attuale ciclo decorativo invece è di Domenico Fiorentini, una seconda opera di Domenico Fiorentini o terza opera di un pittore locale di nome Domenico Fiorentini, fondamentalmente già trattato nella chiesa di San Michele Arcangelo in un precedente appuntamento, che in questa stessa cappella tralascia le abbondanze fondamentalmente del suo seicentismo regnano per invece assumere quelle di un connotato specificatamente molto molto vicino a quello di Gian Lorenzo Bernini. Basti guardare la postura o la positura degli angeli che sostengono questi eclipei, all'interno del quale naturalmente vengono a svolgersi determinati enunciati formali che fondamentalmente raccolgono anche così spunti di un manierismo molto molto più avvincente quanto temprato sull'impronta fondamentalmente di affetti o di positure quanto audace. L'incontro della regina di Saba con Salomone fondamentalmente e quello che potrebbe essere fondamentalmente definito come una sorta di surrogato molto berniniano, legato eccezionalmente naturalmente a Santa Maria del Popolo e ad alcuni angeli di Santa Maria del Popolo di scuola specificatamente berniniana. Naturalmente il nostro Settecento sermonetano arricchito dalle vastissime e faconde setole del nostro Domenico Fiorentini naturalmente trovano anche altre argomentazioni che rimangono pur sempre legate ad uno stile, ad uno stereotipo, oserei dire quasi ancora vivacemente, e dal punto di vista tessile prevalentemente, vivacemente berniniano, come già enunciato prima, in un assetto che naturalmente raccoglie tutto l'intero sistema barocco, correlandolo con un classicismo architettonico e magari anche con un cordonismo di risulta che raggiunga poi o si avvicini e si approssimi fondamentalmente ad una sorta di emancipazione da parte dello stesso autore e come da parte della stessa cappella di un respiro senz'altro molto più romaneggiante piuttosto che fondamentalmente prettamente locale. Naturalmente sulle vele del piano superiore dell'intera volta le storie dell'Antico Testamento, che fondamentalmente fra condizioni piuttosto precarie di conservazione e fondamentalmente tanti altri aspetti che stilistici, fondamentalmente passiamo soltanto brevemente in rassegna, per poi invece giungere ad un capitolo essenzialmente quattrocentesco, forse intorno al 1490-91, di questo bellissimo San Francesco, il quale trattiene lo stilema specificatamente rapportabile a Desiderio da Subiaco, un pittore sublacense che è attivissimo a Cori e anche attivissimo fondamentalmente nella cattedrale come nel nostro Castello Caetani, naturalmente già a servizio dei Caetani di Filettino, per cui la committenza fu addirittura quasi automatica e sottintesa. Il nostro Desiderio da Subiaco naturalmente rimarca con le sue posture, soprattutto con i suoi panneggi così vorticosamente piegati, una definizione molto molto complessivamente statica, ferma, di tutto il panneggio, che sono fondamentalmente l'attrattiva o almeno la partitanza, la peculiarità che attrae e che permette agevolmente di identificare appunto il nostro Desiderio da Subiaco.